Iniziamo con questa liturgia, il tempo, questo tempo bello di conversione, tempo dell'attesa del Signore, tempo di incontrarsi con, particolarmente con il nostro Salvatore. E la parola è molto bella, la parola veramente, tanto il Vangelo di Marco come il profeta Isaia ci stanno dando il senso, sapete che? Il senso della vita. Il senso. Sapete perché? Perché ci sono persone che non avendo trovato il sentiero, cercano, già sia crescere socialmente, che non sta male, certamente, cercano la felicità nei beni, negli affetti, e poi si accorgono che devono sostenere questi affetti e devono lavorare per avere ancora questo sostentamento dei beni. Ma noi cristiani viviamo nella gioia del Signore e nell'attesa della sua venuta, dando compimento a quello che Lui ci ha comandato. Perché questa è la parola d'oggi. Guardate che il Vangelo di Marco propone questa mini parabola, no? Il Signore, questo padrone che se ne va e lascia tutta la casa ai suoi servi, disse a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. È bello qua sta il succo di tutto. Ognuno ha un ruolo, ognuno ha un compito. Detto in parole nostre, con il nostro fondatore, ognuno ha la sua vocazione. Ma non esiste la vocazione ad essere ladro. Non esiste la vocazione ad essere omosessuale. Fratelli, non esiste la vocazione ad essere un abortista. Non esiste proprio, perché il chiamato vocazionale parte di quello che abbiamo detto la domenica precedente, che siamo stati chiamati, diceva Don Giustino, alla vita come essere umano, alla fede con i sacramenti, particolarmente con il battesimo, ma più particolarmente alla santità. E qui, disse Don Giustino, che la santità è il trovare, secondo le nostre qualità, seguendo lo Spirito Santo, qual è la nostra strada, e facendo del meglio quello che noi dobbiamo fare secondo le nostre qualità, ci santifichiamo. Ecco perché una persona che sta chiamata al matrimonio, a formare una famiglia, non lo so per che circostanza, diventa prete, sì, potrebbe anche fare il bravo prete, ma non farà mai il santo prete, perché la sua vocazione specifica non era fare il prete, se no fare il papà di famiglia. Ci stiamo capendo? Si salva, ma non si santifica. Ecco la dimensione della santità. Ecco perché a volte uno dice, ma questa persona sempre nel suo cuore, anche se ha fatto una bella famiglia, ce l'ha qualcosa che sembrerebbe che era chiamato a qualche altra cosa in più. Sì, altri lo hanno visto, amici lo hanno visto, ma lui non l'ha visto nel suo tempo. Ecco perché anche il nostro Beato Don Giustino parla delle vocazioni tradite, quelli che, anche cercando di fare del bene, ripeto, non è per forza sbagliando di peccare, se no sbagliando per la mancanza di un discernimento, di un aiuto vocazionale. Ecco perché i corsi prematrimoniali servono a dare una scossa forte a questi fidanzati, a scoprire nel fidanzamento la preparazione al matrimonio. Ecco perché è importante trovare il senso della vita. Perciò
Marco ci mette questo: ognuno nel suo ruolo, disse ciascuno al suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Voi sapete che questo senso nella Sacra Scrittura, vegliare, fa riferimento alle centinella, e questo tiene tutti i sensi accesi, perché sta normalmente al buio e gli nemici cercano, se cercheranno entrare a distruggere la città, che ne so, deve essere in un momento dove non siano visibili nella notte. Ecco perché la centinella sta sentendo tutto, odorando, guardando, toccando. Sono i sensi. Fratelli, questo è un chiamato molto forte. Vegliate, disse. Vegliate, fate attenzione, perché viviamo in un mondo distratto. Oh, non mi sono accorto. Mamma, sì, non mi sono accorto di ringraziarti. Non mi sono accorto di ringraziare tutto il sacrificio che voi state facendo, dei figli e genitori. O non vi state sperimentando alcuni di voi questo? Un figlio che ti ringrazia, un nipote che ti ringrazia il tuo sacrificio, ma noi l'abbiamo fatto verso i nostri genitori? Distratti. Voi sapete che la metodologia della brutta bestiaccia, come diceva San Padre Pio, è la distrazione. Ecco perché ci sono persone oggi che le danno la colpa a questo pandemonio per vedersi la celebrazione nella TV e non lo so che cosa, e frattempo che stanno vedendo la celebrazione nella TV, e viene la fame, viene la sete, vanno nel frigorifero, stanno sentendo la TV, si prendono o stanno bevendo il caffè in pantofole davanti alla TV. Ma questo lo farebbe se si trovasse nella chiesa, nel tempio consacrato? Certamente di no. Distratto. Le suona il telefono, il figlio che sta venendo da non lo so dove, dopo tanto tempo, e deve arrivare. Mica le chiude la telefonata. Figlio, sì, a che ora arrivi? Dove stavo nella messa? E torna sul divano. È una pagliacciata. E questo, fratelli, dovrebbe entrare nell'esame di coscienza nostro quotidiano. Com'è la qualità della nostra preghiera? Non la quantità, la qualità. E viene Don Giustino e ci mette ancora un'altra di quelle slogan, quelle frasi belle: che la tua preghiera sia sempre di più e di meglio. Sempre questa frase: di più e di meglio. Che bello! Ecco perché stare attento, come il portiere, deve aprire le porte al bene, ma chiuderla a quello che non fa bene. E così noi dobbiamo stare attenti con noi, con quelli che sono attorno a noi. Chiudere, evitare quello che ci toglie l'attenzione, ma aprire le porte a quello che sì, è buono per noi. Però per avere questo discernimento viene il profeta Isaia e ci aiuta tantissimo, perché il profeta Isaia ha capito che Giove, Dio, ci ha dato un dono grandissimo. Sapete qual è? La libertà. Persino la libertà per peccare. Che cosa, no? Un Dio che ci crea per amore e ci permette non amarlo, rifiutarlo. Ecco perché il profeta Isaia praticamente mette sul tavolo,
sull'altare, Signore, vieni, perché non sappiamo fare. Guardate che cosa dice, sentite, Signore, tu sei il nostro Padre e sei sempre, e ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? È forte questo. Da una parte, quasi sembrerebbe che il profeta Isaia le disse a Dio, Signore, è bello che ci hai lasciati liberi, è bello che ci hai dato la libertà, ma da un'altra parte, perché ce l'hai data? Perché non sappiamo, viviamo in una confusione tale che cercando del bene facciamo quello che non è buono. Aiutaci. Sentite cosa dice più avanti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti davanti a te, sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempo lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Guardate come lui, il profeta Isaia, le sta praticamente dicendo, Signore, tu che sei stato così vicino, le sta argomentando perché, per dire, come ha detto il Salmo, vieni, vieni con potenza, vieni a salvarci. E l'ultima frase, nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo alla balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che plasma, tutti noi siamo opere delle tue mani. Avete capito? È un grido di speranza, è un grido che noi lo stiamo ricevendo, che il profeta Isaia se lo sta dicendo a Dio da parte di tutti noi, perché noi viviamo in questa dimensione. Viviamo nell'angoscia a volte delle nostre scelte sbagliate, perché sono scelte sbagliate, sono scelte cercate per fare del bene, però a volte è una forma sbagliata e non abbiamo tempo, disse il Signore. Perciò non dormite. Nella Sacra Scrittura il dormire significa non importarsi di Dio, come tanti dei nostri fratelli battezzati, che dicono essere cristiani, vicini a noi, non sono lontani da noi, che vivono come se Dio non esistesse. Triste realtà. Ma noi siamo questo popolo orante, un popolo che con questo annuncio dell'avvento siamo invitati a contagiare l'altro che è un po' secco, che è un po' freddo, e portarle la rugiada, dice adesso il nuovo messale, la rugiada dello spirito, perché trovino senso alla vita. Figlio mio, smette di peccare. Non avete paura di annunciare questo, nipote mio, vieni, ti accolgo a casa. Ma tu stai facendo sbagliatamente questo, devi smettere con questo. Ma anche incoraggiare, figlio mio, nipote, continua avanti così, continua a lottare così, continua a comportarti bene. Figlio, da quanto tempo non ti confessi? Figlio mio, figlia mia, se tu dici che tu vuoi bene all'altro, devi preoccuparti anche per la salvezza dell'altro. Perché questa è la nostra missione. E questo potrebbe essere, fratelli, motivo della nostra condena, seduti, comodi, nella salvezza personale, dicendo no, io come posso costringere il mio figlio?
come posso obbligare il mio nipote? Ma tu sei obbligato per amore ad annunciare la verità, ad annunciare la gioia. Però ci sono codardi che non vogliono annunciare questo, però che sì, adesso saranno preoccupati per il Babbo Natale, tutta questa pubblicità della Coca-Cola, della vanità. Quanto coraggio abbiamo bisogno, fratelli. Ma questa forza non ci viene dalla nostra natura. Questa potenza, gridiamola, chiediamola al Signore, che venga lo Spirito. Maranatà, vieni Signore, aiutami, aiutami ad annunciare. Siamo noi, fratelli, noi qui, presenti, quelli che possiamo moltiplicare la felicità. Siamo noi la speranza della Chiesa, siamo noi quelli che siamo invitati a portare ad altri paurosi, ad altri pigri, ad altri disattenti, ad altri distratti, diciamo, deboli nella fede, che l'unica felicità la troveremo in Gesù Cristo. Ecco perché Maria, subito all'annuncio dell'angelo, ha capito che era arrivata la salvezza. Si faccia in me quello che tu stai dicendo, queste tue parole. E con questo sì, il sì di Maria ha permesso la salvezza di tutti gli uomini di tutti i tempi, vivi, defunti e quelli che ancora non sono nati. Bellissimo, no? Così sia.